E benvenuti in questo nuovissimo video con mio cugino. E oggi, signori, siamo con mio cugino perché abbiamo shoppato 442 gemme. E per favore, voglio un sacco di commenti con le bandiere arcobaleno. O no, Angelo? Ma sì, dai. Dai, oggi ragazzi andremo a shoppare tutto il negozio di Brawl Stars. No, in realtà non lo so, però ho visto un po' di cose che mi interessano. Volevo shoppare, decideremo insieme. Do whatever you want. Yes, bro. Quindi, signori, intanto vabbè, andiamo a shoppare questa bellissima offerta di 5,99€ per 10.000 bling. Dici, Xiao, ma tu te ne fai effettivamente qualcosa? Ragazzi, i bling possono sempre servire. E noi li prendiamo. Ma c'è una cosa che effettivamente io voglio. Aia! 1100 crediti con 99 gemme. E questo vuol dire che noi adesso andiamo a sbloccare Otis. E in più, quasi un altro brawler. Otis ce l'abbiamo. E siamo nella sed. Poi, Ange, così ti faccio una domanda. Albert, tu mi puoi fare tutte le domande che vuoi. Ovvio. Tu chi sbloccheresti tra Semino, Eve o Buster? Scegli tu. Anche se non ne capisci niente, chi tra i tre? Quale nome ti attira di più? Anche se vuoi aprire la live e li vuoi guardare esteticamente, dimmi tu. No. Ripeti il secondo nome. Allora, Semino, Eve e Buster. Buster. Mi ispira di più lo zio Buster. Ok, ok, ok. È un tank, bene. E sblocchiamo Buster. Poi, siccome noi siamo italiani, no scherzo, siccome siamo italiani, Paolo Bonolis, siccome siamo italiani e siamo all'interno dell'europeo, andiamo a shoppare i cartellini. Li utilizzeremo mai? No, però noi li prendiamo perché tifiamo l'Italia. Per 1,19€ che fanno, li pigli i cartellini, dai. Poi andiamo ovviamente a shoppare questa bellissima skin di Dynamike per celebrare, no? Che poi CT Dynamike, CT è allenatore. Cioè, tu pensa che cosa si sono inventati? Perché c'è la skin del PSG, no? Però del PSG non avrebbe senso, perché il PSG è un club, non è una nazionale. Quindi loro hanno fatto la skin da CT, così ce la facciamo comprare perché ragazzi, mamma mia. E ovviamente la prendiamo. No, non è CT Catania, non c'entra niente. E mi Angelo, c'è, 189 gemme, 3800 monete, zio. Che poi non so neanche qual è il valore di queste. Ce sono tante. Scusa, mi sono fatto prendere una. Un po' sì. Okay, signori, grazie. Oh, ci abbiamo 9755 monete, raga. Dai. Attenzione, udite. Dalla chat di TikTok arriva il messaggio di Lollo Maranzico, che ha l'immagine del logo dell'Inter, che mi scrive: uno, sei un bot, 1v1, ti svondo. Posso dire una roba? Posso rispondere? Non volevo dire questo, non mi sono mai permesso di insultare sua mamma. Chiedo scusa. Ripetimi il suo nickname. Lollo Maranzico. È tosta, eh? Sì, neanch'io, onestamente. Sei un po' cringe, ma... Ora. Mi viene da dire una cosa. Abbiamo shoppato 10.000 bling, giusto? Dobbiamo comprare un po' di skin, ragazzi. O no? Ah, c'è una novità che voi non sapete. Stanotte, mentre ero col mio gattino, guardate che ho portato al 25. Mio padre Sandy. E signori, io ve lo dico, a breve io mi prendo due tra di voi, di quelli veramente tosti, e si porta al 30, eh. Deve essere il mio primo brawler che porta al 30. C'è poco da fare. Grazie Laura per i 20 mesi. Un bacino. Boom. Attualmente è il brawler con più coppe, eh? Giusto 30 in più. Però sono comunque di più. Che bel giocatore. Ora a me viene da dire una cosa. Sandy è il mio brawler preferito, è corretto? Ah, se non lo sei tu. C'è una skin che odio, che è questa. Però io le altre due le voglio. Dice Xiao, ma le userai mai? No, però è il mio brawler preferito, ragazzi, vanno prese.
Vanno, le prendiamo perché noi le vogliamo prendere. Le vogliamo prendere. Perché questa è molto carina, devo dire. Questa è molto carina, devo dire. Questa non la prendo, raga, perché mi fa veramente cagare. Questa, raga, boh. Io, allora, onesto, raga. Raga, a me fanno cagare. Cioè, posso dire una cosa? A me le skin, quelle dorate e quelle argentate, raga, ma chi è che spende 10.000 monete? Cioè, sì, le flexi perché spendi 10.000 monete. Però sono brutte, cioè. Sono brutte. Perché comunque sono le skin normali, ma. Cioè, ti credi forte soltanto perché shoppi. Emote della risata, emote dell'occhiolino con la lingua di fuori. Madonna. Ma come scrivete? Madonna, raga, ma quanti anni avete? Comunque no, non mi credo forte. No, zero proprio. Giunti dal telefono dal video, tipo fa, come fa sua mamma, scrive tipo buongiorno caffè con la K. Probabile, probabile. Allora, voglio comprare delle nuove skin. Però non so di chi. Maxine, una bella skin di Maxine ce l'abbiamo già. No, non mi piace, questa è la migliore secondo me. Una skin che proprio voglio che... No, ragazzi, una skin da comprare con i bling, però. Non con i cosi, con le gemme. Perché sennò è lo spese che l'ho spesa a fare. Di corvo. Vabbè, abbiamo questa che è incredibile, cioè. Vi dico, questa è carina, eh. Però quella corvo fenice, secondo me, è topperia missilozzo. Piper lunare. Mi dite, Piper lunare. Sarebbe questa? Ma, raga, non mi piace. Non mi piacciono i capelli, onesto. Mi fa veramente cagare. Questo è veramente bello. Scusatemi, come si vedono le skin leggendarie? Sono queste, no? Esatto. Qual è che ci mancano di skin leggendarie? Cioè, quelle con il coso sono quelle che abbiamo. Ho capito, ma quelle leggendarie sono tutte con le gemme. Però se volete farmi spendere dei soldi, ma io non voglio. Scusa. Bro, is literally lying to himself. Sì, è vero, però ma poi non mi piacciono. Vediamo quelle skin degli overdrive. No, vediamo quelle mitiche. Quelle mitiche si comprano. Ah, pure. Quelle mitiche si comprano tutte con le gemme. Allora, quelle epiche. Quelle epiche. Ok. Vediamo tra le skin epiche se ce n'è una che mi può piacere. Ok. Vediamo. No. Beryl. Zio. No, raga. In che senso Ash pizzaiolo? È la skin più bella che esiste. C'è Ash con le pizze. Però non lo uso. Però è bellissima. Sarebbe bello un episodio in cui c'ho la pizza e cucino Ash fino al 25. Sarebbe divertente. Che bella, Bibi, madò! Bellissima questa di BT21. Boh, non mi piace. Bella questa di Belle, raga. Che... Oddio, però sto borsello così, no? Bull leone. Che bella. Bazzerella. Byron. Raga, anche Chef Dynamite è molto carina. Comunque posso dirlo che è molto bella Chef Dynamite. E no, l'ho già mangiata la pizza. Cioè non posso mangiarla due volte in una settimana, vero Ange? Boh, non lo so. Cosa dice la tua dieta? Non è che la mia dieta lo dice. Cioè di base non sarebbe il caso. Capisco. Che bella, caro. Non mi piace il rosa. Quelle di Sandy praticamente ce le ho quasi tutte. Vabbè, Esemino non la posso avere perché non ho... Tu. Che carina questa di Tick. Max Verstappen. Raga... Secondo me la skin di Ash è veramente la più fi... Anche se quella di Bea... Anche se questa qua di Bea... È veramente bella, ragazzi. È veramente bella. Mortis Predator, mi dite? Oddio, sai che effettivamente Mortis non l'ho cucinato per niente? Mortis sarebbe da cucinare, raga. Non l'abbiamo utilizzato per nulla. Quanto c'ho di coppe con Mortis? Scusatemi. Ma pochissime ne ho. O sbaglio? 65, raga. È che non lo so usare tanto bene, effettivamente. Fan cagare tutte. Anche Ems, è vero. Ems effettivamente è molto simile a Sandy. Anche Ems potremmo cucinare un po', effettivamente. Vediamo che skin possiamo prendere di Ems. Oddio, quella da YouTuber. Non mi piace questa. Forse questa. No, non sono nel fresco di zona. Non sono nel fresco di zona. Prendiamo questa. Io ho quella di mercoledì, cioè... Ah, questa. Sì, è vero. Però minchia, Ash con la pizza, raga. Colette, c'ho quella più bella.
Non sono molto belle quelle di Ems. Controlla se ti piace Cordelius o Dino. Ma ce l'ho. Ce l'ho quella di Cordelius, mi sa, eh. Non voglio dirti una cavolata, ma mi sa che ce l'ho. Ce l'ho. Ce l'ho quella di Cordelius. Vediamo quelle di Otis, che l'abbiamo appena sbloccato. Mio zio Chiron. Ma... vediamo. Otis. Oddio, che bella! Niente, bro, fell in love with a skin. Bellissima, raga! Quella con il demone giapponese! La voglio. E l'andiamo pure a provare. L'andiamo pure a provare, zio Pera. Bellissima, raga! Andiamola a provare su. E come funziona, Otis? Fammelo potenziare un po'. Dammi una sigaretta, così mi sveglio un po'. Che cazzo? Sotto il Fontos, ma stai scherzando? Io? Un attimo. Io dormi nella stazione. Potenziamolo un po', va? Ne vale la pena potenziarlo, raga, un po'. Così mi sveglio un po'. Ne vale la pena? Un pochetto. Ok, ne vale la pena. Raga, prendo. È il primo o il secondo, raga? Ho avuto una paura. Cosa pensavi che dicessi? No, no. È il secondo, va bene, raga. Ok. Vabbè, ovviamente, questa super carica subito. Ragazzi, l'abilità stellare, quale devo pia? La prima o la seconda, raga? Doccaggio. Minchia, ragazzi, che bella questa felpa, madonna. Penso di avere la... ho un guardaroba che, ragazzi, veramente... Boh, non lo so. Ultimamente sto facendo dei cops. La seconda, ok. Max Verstappen. No! Voglio questa! La prima non è quella che annulla gli attacchi base? Bastardi, mi volete fregare? No! La prima voglio! È impazzito, raga, salvatelo. Io non sono fidati, più la grado. La seconda è molto più utile, ok, mi fido. Vuoi sapere una roba di... Angelo, ho finito i sordi. Ho finito i sordi, adesso? Paga con le pesetas. Pago bancomat. Oh! Niente, vabbè. Ok. Scusate, raga, c'è stata un attimino di defiance. Vai. Ok. E cosa prendo, ragazzi? La vita, lo scudo o il danno? Dai, scudo. Raga. Andiamo a provarlo, questo ragazzetto. Dai. esatto, è lì. Io quello avevo capito. Vabbè. Comunque. Ange? Ehi. Allora, Ange, mi devi spiegare come funziona Otis, perché io non l'ho mai usato. Cioè, cosa? La sua cosa di attacchi. Oddio, ma l'angelo, ma l'angelo è nuvole speedy, ma è fortissimo. Madonna, ho avuto paura. Raga, cosa fa? Raga, cosa fa il gadget? Me lo spiegate? Oddio, c'ho nel... E il primo! Cosa fa la sua ulti? Ah, oddio, guarda che non mi può attaccare. Quanta coda! Come ci si sente, eh? Raga, non gli ho fatto uno di danno e mi ha pure ucciso. Pensa che roba. Devo stare calmo un attimo. Un attimo. Calmamose. Ange. Ehi, caro. Se ti chiedessi così, per fare un po' di talking ban. Sì. Allora, tu sai benissimo che a me non piace il tuo sport preferito. Io sono molto più ultra... A me piace il calcio, no? Però, se dovessi... Se potessi chiederti, no, scusami. Se potessi, no, se ti dicessi, ecco, non mi veniva. Dimmi, raccontami un modo. In qualche modo devi farmi innamorare della Formula 1. Cosa mi diresti? Io non lo so. Allora, mi cogli impreparato. Non avevo mai pensato a un discorso del genere da farti. Non lo so perché, cioè, è questione che tu non sei fan, tipo. Non hai la passione dei motori così tanto, no? Cioè, non è che tipo ami l'adrenalina, la cocca... Cioè... Boh, non lo so. Ci sta. Abbonati a Prime TV. E basta, cioè questo è quello che mi dici? No, abbonati a Now. Quanto costa? Vedi che io da Zone lo pago 50 euro al mese, eh? No, solo quello dello sport. Però, di Now. Cioè, il discorso è che a me non piace vedere delle macchine per un minuto o una volta al minuto. Non mi piace l'idea. Che senso una volta al minuto?
Ah no, aspetta, è vero che in TV effettivamente si vedono sempre, non è come nella vita reale. Infatti, no. Vabbè, però dico, cioè, non lo so, cioè, che bello c'è. Non è ma tipo è il calcio che puoi bestemmiare contro i giocatori. No, io bestemmio con i piloti. Cosa bestemmi? No, non bestemmio nel senso che dico parolacce. Sì, le parolacce le dico, raga. Ma non facevi video di Roblox? Facevo, appunto. Ops, sogni infranti. Don't care. Mi piace comunque Otis, raga. Potrebbe tranquillamente diventare uno dei miei brawler preferiti. Non lo so, sai cosa potresti iniziare? Potresti iniziare a giudicare la bellezza delle macchine. Penso che sarebbe un ottimo modo per farti appassionare. Ma se non ti interessa... Raga, no. Però... Oh, perché Alberto non... Oh, Alberto, devi... Angelo, mi puoi dire un secondo la frase? Albe, devi fare il mega pig. Devi fare il mega pig. Grazie, Angelo, perché se non me lo dicevi tu, devo farlo perché mancano 19 ore ed effettivamente manco solo io. Quindi forse mi conviene giocare. Dai, dai. Vai. Dai, Roma, dai. Vai. Cosa? No, no, ovviamente ero tutto mutato. Non... Ma cosa mi consigli, Edgar? Coglione, ma per chi mi hai preso? Io gioco con chi voglio io, cioè col mio amico, dov'è? No, Otis. Non ci posso credere. Cosa? Roblox chiuderà il 1° luglio. Magari. Ragazzi, comunque se siete su TikTok, intanto cliccate il più per seguirmi. E poi sto facendo il mega porco. Quindi venite, venite tutti su Twitch. Cosa stai facendo? Matti in bianco. Non si può creare un gioco solo per quelli che usano Edgar. No, Kiruns. Mi spiegate cosa fa questo coso? Cioè, il gadget cosa fa nel momento in cui io sparo? Oh, ok, ho capito. Ho capito ora. Ho capito, ho capito. And BBC News report Michael Jackson has died at age 50. Vabbè, non c'è bisogno, ma poverino. Ha! Com'è possibile? Raga, l'ho preso con la ulti e no... Ma l'hai botto? L'ho preso con la ulti e ha continuato ad attaccarmi. What the... No, 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 non ho capito. Sì, raga, ero mito la prima season quando ci giocavo in ranked. Ora non c'ho più voglia. Non ho capito, Bro, raga. Com'è successo? Com'è successo? Scusa. Ma no! Perché prima della ulti... Ah, ok, ok. Quindi non si annulla. Ok. Basta che pensi a Kiron. Lo penso sempre. In quel caso sei a posto, Albe. Chi ti ferma? Che hai mangiato oggi? Poco fa a cena ho fatto una pasta buonissima. Ho messo il pomodorino, le acciughe... E il mascarpozzo. Mi sa che dovresti farti aiutare perché con il random è difficile. Sì, dai, regà. Stiamo a ride. Ora vediamo. Ce la possiamo fare. Sì, sì. Ma domanda. Ok, il gadget tira quella bolla tipo di inchiostro, no? Però nell'effettivo cosa fa? Cioè, acceca tipo il giocatore. Cosa fa? Non ho capito. Madonna. Ma sta mappa è impossibile da utilizzare, Otis, raga. No! Maronna. No, è impossibile coi random, eh. Cioè, non posso giocarmi una partita da solo io. Tutto è bene, ma... Vabbè, impossibile, raga. Impossibile, raga. Impossibile. Impossibile. Raga. Cioè, non posso utilizzare Otis in questa mappa. Sto perdendo tutte le partite, raga. Dai, Roma, dai. Sto perdendo tutte le partite. Mi sa che mi serve un team. Devo iniziare a farmi dei nuovi amici che giocano veramente a Brawl. Che sono anche loro, non dico dei content creator, ma che lo vogliono diventare. E perché qua è impossibile, se no. Cioè, non posso continuare a gestire queste robe da solo. I gotta agree on that. Cos'è questo?
Ah, Raffa Gem forse lo posso usare, dai. Sì, do Cusco. O do Crusco. Ange, fammi una domanda piccante. Una domanda piccante? Sì. In senso di drama. Ah, in senso di drama. Ok, potevi dirlo prima. Hai mai pensato di chiudere il tuo canale YouTube? Va bene, Xiao_forever. Dai, Albi. Raga, io non porto le mutande, almeno non sempre. Lo dico perché Valentina mi fa sempre questa domanda. Sempre me la fa. Muori! Madonna, se sei forte, Otis! Sei mio zio, sei! Doppaggio. Proprio do il callo. Tuggio. Il callo, do proprio. Dottuggio. Raga! Ma quello è Young Maestro! Madonna, raga, c'ho 4 energie. Zio Pera, guarda quanto danno faccio, zio Perla. Kill, kill, voglio la kill. Non ci credo. Si è fatto ammazzare quello. Boh. Ma sì, Tiron. Ok. Godo, t'ammazza anche a te, non me ne frega niente. Nello spawn ti vengo. Ma... calma, calma, forse è troppo. Ok, calma, calma. Calma un attimo. Ok. Ciao, ciao. 13-0. Non so se... ok. Alright, and he is done. Beh, dai, raga, ho fatto solamente una cosa. Vittoria per il club. Ma, ragazzi, scusatemi, no? Allora, una domanda. Qua c'è gente da buttare fuori nel club, però. Perché se ancora mi dice che ci vogliono 38 vittorie... cioè, chi è che non sta giocando, ragazzi? Scusatemi, io vi caccio fuori tutti, eh? Cioè, a me la gente mi chiede di giocare ogni giorno, raga. 38? Com'è possibile? Io vi caccio fuori, eh? Raga. Mio zio, Kiron. Io lo faccio, controllo chi non ha giocato. Chi non ha giocato lo caccio. Ma cosa avranno finito i ticket? Ho capito, è una partita, hanno vinto 0. Cioè, zio Perla. Ho capito che a mio cugino ci piace Pornone, ma manca a fare così. Cioè, ma che buona marita. Niente, così io disse. Mi vestirei soltanto di ghirlande. Tororo. A te non piace Brawl, vero Angelo? Not a fan of it. Non lo why? Odio. Why? Boh, è proprio tutto radioattivo, eh. No, c'è Tick. Sono morto, mi sa. Sì, occhione. Mi vestirei soltanto di ghirlande. Vado, Tick, ti odio. Sei il brawler peggiore che esiste. Mamma mia, Xiao. Muori! Questa kill era per tutti quelli che mi danno dello smirato ogni giorno. Ecco. Zio Cruden. Chi? Cruden? Cruden. Godo! Soltanto! Ammazzate quel gatto! Sono morto però. Sono morto. Dai, raga. Angio, poi ti devo raccontare un sogno epico che ho fatto. Damn. Con te. Chiaro, con te. Sì, sì. Ok. Godo! Ok. I hope it's not gonna be scary. No, è solo stranissimo. Ok. I am trusting you, eh? Yeah. Good. Propagandando. Godo. Tu pure. Cosa? Dico, tu pure ti vestiresti soltanto di ghirlande? No, spendo un botto in vestiti. Quindi non propaganderesti nulla? No. Peccato.
E allora fammi dare un attimino un'occhiata, perché sta roba mi fa veramente girare le scatole. Fammi capire come si vede. Ok, mega salvadana. Ok, allora vittorie 9, 8, 7, 2. Ok, Super Mario fuori. Super Mario fuori, via, espelli. Allora, ora ragazzi, iniziate a mandare le richieste. Io voglio gente che gioca. Luigi, ciao, vattene. Ciao, chi è questo? Ciao, vattene. No, aspetta, quanto c'ha lui? No, ok, zero vittoria, non ha contribuito. Vattene, ciao. Ruba patatine, va, rube patatine, vattene, va. Va, rube patatino bar. Il pro, sì, sì, bravo, il pro va là fuori da un'altra parte, visto che non giochi. Alf, vattene. Ma i fan, pro gamer, vai a fare il pro gamer da un'altra parte. Ale, ci vediamo, fan. Ale. Marti, guarda, mi stavi simpatica. Però te ne puoi dire. Matteo 23-17, è stato bello finché è durato. Non okay. Dovresti distare per il resto fan. Tutti ragazzi si sono appena liberati 10 posti all'interno del team. 10. Qua c'avete l'ID, entrate tranquillo. Bravo. Eric, non devi giustificarti, cioè va bene che ci giochi, però dovete contribuire. Adesso abbasso il limite di coppe, tranquilli. Ma chi non ha 32.000 coppe? Zio Kieran. Allora, capo, è quella mappa di nuovo. Senti, io non lo uso coso, uso Sandy. Faccio il support. Troppo. Faccio il support. Raga, io non porto le mutande. Ah no, e perché no? O almeno non sempre. Mi piace darle aria. Vabbè, un attimo. Forza ragazzi, dai, vinciamo sto game. Forza ragazzi, venite qua. Che c'è una squadra fantastica. La pallastrada e la libertà. È un'altra sfida. Che vincerà la compagnia dei celestini. Yeah, we lost him. Abbiamo perso. Prima la tua fanpage mi ha fatto una sub, Lady Woods. Mamma mia, sono le 10, ho fame. Che mi mangio stasera? Ora vediamo. Lady è molto mia zia. No, però ho visto tutte le stagioni, Ellie. Libro no. Toppe di zie di Ange. Non mi piace tanto leggere libri. Se non ci sono illustrazioni faccio fatica, Ellie. Purtroppo o non ho ancora trovato il libro. Mi ci hanno distrutti. O non ho ancora trovato il mio libro. Libro? Non lo so. Senza illustrazioni non riesco a leggerle le cose. Sì, ok. I don't know, maybe I love the cock and you know. You think it's about it is that? What it is, yeah. I was not sure. But yeah, if you say it's so. Ogni giorno, lalla. Poi dipende, però. Ci hanno spaccato. The cocktail. What? The cocktail. Mi vestirei soltanto di ghirlande. Perché di ghirlande? Cioè, sì, dai. Tu lo sai che ci uscivo con quella tizia io? L'altra. Cosa? Però. L'altra. Sì, andiamo insieme, usciamo sempre insieme. Sono stato a casa una marea di volte. Sì, quella con i capelli rossi. Sì. Damn. Quando all'inizio a Milano ci siamo conosciuti a caso nei navigli. E siamo usciti insieme per un po' di tempo. Keri. Sì, molto in realtà. Infatti non me ne vanto di questa cosa. Per niente, però vabbè. Insomma. Mio zio Bregan. Sì, raga, yeah. Non me ne vanto, però era per dire, cioè... Ti pretty scary, bro. Sì. Era un Edgar Main ai tempi, quindi è normale. Dominio. Dici tu, understandable. Yeah, have a great day, come dici tu. Yeah. Perché non lo trovo? Tre sconfitte e una win, dai. Stiamo andando dai, bene. Dai, raga. Io Kieran. Damn. Madonna, che bello quello spike. Lo voglio anch'io, raga. Come si fa ad avere quello spike? Raga, come si fa ad avere quello spike? È bellissimo. Lo spike fantasma. No, non è spike, è squeak.
Come si fa ad avere quello squeak? Cioè, si può comprare? O è una skin tipo strana che non si trova mai? Madonna, l'ho missato di brutto. No! Già, però i miei amici stanno... Ah, si può comprare solo... è limitata durante Halloween, ok. E infatti, perché non mi ricordavo di averla vista, capì? Per quello lo dico. Mio zio, Dio. Madonna, oh! Ma perché state dietro, raga? Vabbè. GGVP, well played, proprio. Spara. Abbiamo perso, raga. È impossibile, oh. È veramente impossibile. Ma come si fa a giocare così, raga, dai? Cioè, ma perché a me... perché? Perché a me mi spuntano solamente le combo e loro c'hanno sempre i migliori brawler? Perché? Cioè, non ci possiamo manco avvicinare! Vabbè, lascio l'iPad, è inutile. Cioè. Bro, che va. È impossibile, cioè. È impossibile. Cioè, veramente, non è normale. Cioè, l'unica spiegazione plausibile è che chi ci troviamo contro sono effettivamente dei team di persone che giocano tutti insieme. Perché sennò non si può spiegare. Cioè, non è possibile che ogni volta trovo delle combo completamente spezzate, che non c'entrano niente un brawler con l'altro, e questi sono sempre coalizzati perfetti. Non è possibile, raga, cioè. Boh, basta, gioco Edgar. Zio, siamo Mangi, si chiama Angelo Ciacia? No, si chiama... Romina Power. Angelo Rosati si chiama di cognome. Hey brother. Ma che cosa ho fatto? Cosa fai? Ok, scusate. Sono tutto asno, eh. Godo. Ma bella quella pinnazza. Cosa? La cacca rosa. Oh! Oh, la mia. No. Bro Tixi, he can outplay me. Facile giocare con Edgar, eh? Leggendario. Vabbè, dai, però quanti win ho fatto? 3? Neanche, forse. Giorgio ne ha fatti 11, zio Pera, raga, siete fortissimi. Sì, sì, proprio, what the hell, son? Dove sei in questo momento? Sul letto? Io? No, sono nella mia sedia dello studio. Ma il PC? Il PC è ancora in uno stato di coma. Quindi non l'hai più acceso da quel giorno? No, per peggiorare solo la situazione, credo. Damn! Aia! Calma, calma, calma. Ok. Un attimo, fammi ricaricare la vita, 2 secondi. Vieni qua! Guardate, raga. Mi hanno ucciso, però. Mi hanno ucciso, zio Pesga. Arrivo, arrivo. Dovevo farlo. Madonna, raga! Ma che timing ha avuto per saltare quello? Era preciso il saltino. Godo, muori. Forza Calabria. Oh no. Ma cosa fai con uno di vita, zio? Ma puoi pushare la gente con uno di vita, zio? Pesca! Vabbè. Però... mi vestirei soltanto di ghirlande. No! Vabbè, raga. GG, ci ho provato. Ci ho veramente provato, non... yeah. Ho missato Rory di brutto la... Ho missato di brutto la ulti. He tried it, guys. Yeah.
Raga. Mamma mia, Edgar. Come? Abbiamo perso di nuovo? Che stavo per fare la ulti. Abbiamo perso. Abbiamo perso di nuovo. Raga, è ingiocabile questo gioco. So che dirvi. Yeah. It's very difficult. So che fare, raga. Can we take a minute to appreciate the efforts she puts in her videos? Quelli sono i commenti delle tipe con i culi di fuori su YouTube, Angelo. Esatto, esatto. Io ne so qualcosa. Soprattutto sotto questi video che sto registrando adesso sono proprio pieni. Madonna. No, aspetta, non era così. Yes. Io sono solo. Raga! Comunque io vi volevo dire una cosa. Dammi per favore lascialo anche nel video. Io ho notato una cosa, raga. Ma mi state scamando l'account da Idol? Io spero di no, eh. Vedete che è un progetto top secret. Non scherzate con sta roba, eh. Io sono solo kawaii. Oggi mentre ero in Duomo, che avevo comprato un sacco di cose, Sabrin mi ha fatto chiamare con Anna Rita e Daphne Topino. La gatta cute. La gatta Kiron. Comunque sì, raga, lo so che molti mi accusano di avere le preferenze, però io su Daphne le preferenze ce le ho, perché non ha lo stile di nessuno di voi. E lo stile di Daphne è inimitabile, quindi lei per forza ha la priorità. Mi dispiace, non so cosa dirvi. E abbiamo vinto questo game, GGVP. Oh, che non sei Melody, stai attento con le cose che fai. Ma chi è Daphne? La gatta cute. La gatta cute. Papà, la cute, Kiron. La cute. Stavo per menzionare la vanilla. Oh, Ethan, grazie per le rose. I flashback del Vietnam, cazzo. Dio pera. No, ma dovevo scegliere. Ma perché non ho scelto? Ma ho cliccato. Ma zio pera. Ma ho cliccato. Ah, me l'hanno preso? Ok, ora l'ho preso. Mio zio Kairon. Popo Kairon. Vai Corvo, fagli vedere chi siamo. Sì, mio zio Kairon. Godo di brutto. Un cosa? Calma, zio pesca. Calma, raga. C'è uno di vita. Popo, con i nostri pensieri. Con i nostri pensieri live. Damn! Mamma mia, ragazzi. Bro is on fire. Literally. Mamma mia, Corvo, ma cosa sei? E pensa che io lo odiavo, sto brawler. Sto brawler. Scappa. Sì, ma non ti fare ammazzare. Che penso io a pulire tutto. No! Perché non avevo le munizioni? Zio pera. Stavo per fare la giocata del secolo. Stavo per fare. Tocco masco. Papu tocco masco. E ti shootai. È vero. Unmatchable. Ah. Come Bros Talent will never be matched. Oh vabbè, dai, ne abbiamo vinte quante ora? 5, pochissime sono, ma sono scarsissime. Vabbè. Ciao Lucrezia. Angel, tu sei fresco? Io? Come una rosa. Zio pera, bro, se spacchi. Comunque sono troppo contento perché la mamma di Ilaria oggi mi ha scritto un bel messaggio. Dopo le leggerò in live. E più tardi lo leggo.
Dopo, appena, appena finiamo questo, lo leggo. Sì, è stata molto carina. Anche se le risponderò e vorrei che Ilaria poi glielo facesse sentire la mia risposta. Calma, calma, calma. Merda, c'ho uno di vita. Sono morto. Ah, ok, c'è anche lei. Perfetto, perfetto. Ottimo. Vabbè, intanto per educazione, chiedile se lo posso leggere in live. Perché magari non vuole. Chiediglielo. Giovanni Manfrius, non lo so, penso che da quando è andato in Spagna non si è ripreso più, raga. Non si è ripreso più Giovanni, è impazzito. Trolli più, trolli più. Oh! Devo fare una pazzia, devo ucciderli tutti! Mamma mia, ragazzi, ma che giocato ha fatto qua, veramente? Degna di un Sandy Main. Godo. Vabbè, qua sono morto. Invece no. Grazie al mio amico Spike che mi ha aiutato. Zio opera 90%. Ai ai ai. Dai ragazzi, vi prego però, ho veramente paura per questo 7% che manca. Ho veramente paura. Molta paura. Gli occhi pieni di malinconia. Scherzavo.